Bella ragazzi, sono Cazzin Superstar, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo su Baldur's Gate 3, logicamente, ci siamo tutti qui. Andiamo a parlare un po' del gioco. Adesso già qualche giorno che ci sono su, sono circa una cinquantina d'ore, qualcosa di più di gioco, quindi non è che andremo a parlare di robe approfondite, chissà che cosa, sono ancora all'atto 1, bla bla bla, ma andiamo a parlare un po' del gioco in sé, di come si dimostra, di com'è e soprattutto, anche se ormai è un pezzo già che si parla di questo gioco, la maggior parte lo conoscono, ma magari qualcuno ancora non ha le idee ben chiare o semplicemente non ne ha sentito parlare, cioè ha sentito parlare del titolo ma non ha informazioni, se non altro quelle degli amici che gli consigliano: compralo, è un gran gioco, compralo. Beh, personalmente penso anch'io sia un gran gioco, cioè per i miei gusti veramente è un gran bel gioco, però tocca valutare un po' di robe per capire se vale la pena per tutti, anche per voi, insomma, andare a spendere un minimo di 70 euro in su, dipende da quello che prendete, e per comprare un gioco. Finché è gratuito uno prova, non piace, pace, ma quando si spende è bene che le persone abbiano più informazione. Allora, per chi non lo sapesse, Baldur's Gate 3 è come posso dire, è un classico gioco di ruolo vecchia scuola, diciamo, dai, e, nel senso che combattimenti a turni, quindi non è quel tipo di gioco dove uno prende, si butta in mezzo alla mischia, si muove a piacere, mena quando vuole, fugge, eccetera. È un gioco che è a turni, quindi una volta attaccate voi, una volta i nemici, in base a dei fattori, delle statistiche, insomma, di iniziativa che c'è nel gioco, ed è un gioco completamente strategico. Dunque, fin dagli inizi, fin già dalla prima missione, rischiate di morire, cioè a me è capitato, cioè, perché lì per lì ho detto, vabbè, sto prendendo pratica un po' con i comandi, e tanto sono tanti anni che non gioco più qualcosa di simile, devo un attimino riprendere un po', semplicemente che ogni scontro ha una strategia, cioè la strategia su questo gioco è fondamentale, gestirsi male ogni scontro che fate, che poi in base anche alla difficoltà, io sto giocando a bilanciato per farvi capire che non è né semplice, la prima difficoltà mi pare che sia più incentrata sulla storia, quindi suppongo che oltre a essere un po' più facili forse gli scontri, ce ne sono di meno, se non quelli proprio storici che tocca affrontare per forza. La bilanciata offre qualcosa in più, che oltre alla storia può incontrare qualche scontro in più, e l'estrema sicuramente, oltre a aumentare di grado in grado la difficoltà proprio dello scontro, andrà anche a aumentarne, penso, la possibilità di incontrare alcuni mostri. Non lo so, già bilanciata, ragazzi, ci sono delle missioni che, per dire, ce n'è una in particolare che adesso non vi sto dire quale, non è il video adatto per fare degli spoiler, ho dovuto rifarne una decina di volte perché non riuscivo, finché a un certo punto mi è venuta in mente una cosa, di predisporre in anticipo, diciamo, la strategia prima dello scontro, e questo poi mi ha portato alla vittoria. Altre volte, oltre al fatto della strategia, è anche una questione di fortuna. Sempre in questo fatitico scontro che ho dovuto fare una decina di volte, mi ha fallito per un hit, cioè per un colpo a mostro, nel senso che ero arrivato a un certo punto con un personaggio, dovevo dare il colpo di grazia a un mostro che mi avrebbe permesso di cambiare un po' la strategia, di potermi gestire la partita, il match, in un altro modo, nonostante l'oltre 70% possibilità di possibilità di colpire, mi ha fallito. Quell'errore alla fine mi ha portato alla sconfitta per un colpo, cioè il gioco ti porta palesemente, uno dice beh normale, vabbè, però ti porta palesemente a volerti far fuori, cioè qui non c'è il master buono che dice vabbè dai, hai fatto un tiro salvezza, ti sei salvato, qui nel comune ne frega un cazzo, cioè qui speriamo che, cioè, ti cerca in tutte le possibilità di farti morire, appunto, non c'è il buon samaritano che dice vabbè dai, lo facciamo giocare, no, e ogni scontro è epico. Questo sì, però appunto è a turni, è un gioco molto strategico, quindi dovete valutare anche voi se il tipo di gioco che fa per voi. Non è adatto a tutti, secondo me, Baldur's Gate 3,
non è adatto a tutti. Ha un gran bel gioco anche a livello di storia. Io poi sono uno schippone solitamente nei giochi, perché sono poche le quelli che dove la storia mi interessa, ma queste sono cose mie personali, logicamente. Mentre un gioco come questo c'è anche quello, i lunghi dialoghi, le interazioni con altri personaggi, anche compagni di squadra, che possono rivelare cose interessanti, oppure si possono scoprire magari delle ricette per delle cose. Quindi il dialogo qui è molto importante. Ogni volta che voi parlate con qualcuno, c'è un modo di delle risposte differenti da dare, in modo differente, che possono portare a eventi diversi con lo stesso personaggio, insomma, con l'interazione anche di diversi personaggi. Il dialogo porta a cambiare completamente il sentiero che state seguendo, ok? Quindi intanto sentitevi anche liberi un po' di farlo un po' come vi pare. Potete fare un po' un po' come capita, quindi vedere un po' che succede. Potete servire, diciamo, una logica, la parte del bene, la parte del male, la parte dei gentili, la parte degli stronzi, quello che vi pare. Potete anche dire, vabbè, sta prima run io vado tutte con la prima, rispondo tutte alla prima risposta e basta, poi nella prossima provo la seconda, cioè, per dire, no? Ci sono tanti modi per ottenere risultati differenti, magari in certi casi più o meno è sempre quello, può capitare, però la risposta a dare alle domande che vengono poste nel gioco vi portano ad avere un gioco sempre diverso. Gli scontri sono molto vincenti, una grande soddisfazione, devo dire, che quando si vince uno scontro. Finora ne ho incontrati pochi, diciamo, abbastanza scianti, ecco, diciamo così, abbastanza tranquilli. Li ho dovuti su da tutti. Li ho dovuti sudare tutti, continuo a fare, e sono bilanciato probabilmente ancora, perché devo migliorare la mia esperienza nel gioco, devo migliorare parecchie robe, devo immaginarmi più tattiche, perché veramente ce ne sono tante, tra gli oggetti che si trovano direttamente sul campo di battaglia, no? Già nell'arena si trovano tante cose, barili esplosivi o posizioni più elevate che possono dare un vantaggio nel combattimento a noi per colpire, e a discapito degli avversari per non colpirci, magari per riuscire a mancare il bersaglio, ma semplicemente anche l'incrocio dei poteri dei vari personaggi e delle varie classi fra di loro. È stato riconosciuto che si può il gioco finire anche con quattro maghi, per dire, o quattro guerrieri, insomma, il gioco può essere completato anche con quattro classi identiche, però logicamente si va a perdere quello che è il fascino del gioco, e soprattutto molti scontri che potrebbero finire prima, per esempio, diventano più lunghi con la stessa classe, perché hanno tutti gli stessi vantaggi ma anche gli stessi svantaggi in quel caso lì. Poi in base anche alla creazione del personaggio, anche lì facciamo un video adesso, nel prossimo video andiamo a vedere un attimo la creazione del personaggio per avere un'idea, non è si parla lì di build, dovete fare così, così, cos'ha, ma è per dare un'idea sulle cose utili, per capire un attimino come funziona il personaggio in realtà, anche se si può rispecchiare, cambiare diverse cose, però già partire in bene è una cosa buona. Allora, il gioco personalmente a me mi sta prendendo tantissimo, molto bello. C'è anche la modalità multigiocatore, ma generalmente è un gioco in solitario, infatti per molte cose mi domando cosa serva l'abbonamento, insomma, ormai sono tutte cose che ti fanno fare obbligatoriamente ma che non servirebbero, ma ormai funziona purtroppo così la maggior parte dei giochi che stanno uscendo adesso. Gran bel gioco. A chi è amante del genere, certo che lo consiglio, sappiate che però vi trovate di fronte a un titolo molto vasto, e poi ancora ripeto, sono ancora al primo atto e probabilmente non ho scoperto neanche nulla nel primo atto. Mi piace molto la caratterizzazione dei personaggi, l'esplorazione è immensa, beh, prima run poi tutto da scoprire, quindi belle ambientazioni. Non è così, almeno a livello bilanciato, così pieno di scontri, non è il gioco che voi fate avanti indietro in un punto della mappa e rispammano i mostri, dove li avete ammazzati, punto, ok? Quindi dovete andare avanti per incontrare altre cose. Poi se in altri atti o più avanti comunque nel gioco c'è la possibilità in certe zone di poter fare ripetere
certi incontri per magari guadagnare qualche punto esperienza extra, non lo so al momento, vedrò man mano che andrò avanti. Però ripeto, badate bene se il tipo di gioco che fa per voi, perché comunque anche 70 euro per un gioco che poi ti delude o non è per te, per esempio come nel mio caso con Diablo 4, che la parte bella, fortuna che ho giocato con gli amici, se no l'avrei skippato dopo neanche una settimana, avrei saltato poi neanche una settimana, quindi vabbè. Però dovete capire appunto se il genere che fa per voi, vi piacciono a turni. Molti che non hanno piacere nel gioco a turni sono dovuti ricredere con questo gioco qua, con Baldur's Gate. Anche chi odia proprio categoricamente, era sempre odiato i giochi a turni, molti sono dovuti ricredere, hanno detto beh, però sai che questo è bello. Però ripeto, non è un gioco semplice, non è un gioco facile, se ci fate giocare i bambini, insomma, tanto per fargli fare due partite, togliete nelle opzioni la possibilità di poter vedere le parti intime, le scene un po' più zozze magari, perché c'è anche ci sono queste cose e c'è anche la possibilità di eliminare nelle opzioni, quindi un attimino giusto, questo mi sembrava giusto citarla. E magari chi ha possibilità fatevi fare un po' di share con degli amici, giocate, condividete il gioco, così almeno lo provate, vedete se vi può interessare, perché se vi appassionate è finita. È finita, perché il tempo vola che neanche te ne accorgi questo gioco. Pensi di giocare da un'oretta, invece sono passate 3 ore e mezzo, dici, perché veramente è dispersivo a livello di gioco. Beh, per ora è tutto. Nel prossimo video andremo invece a valutare appunto una creazione del personaggio, per vedere un po' di cose, per capire un po' di roba un attimino, in modo da cercare di crearne uno nel miglior modo possibile, e poi vedremo un attimino di fare, eventualmente ci sarà interesse, qualche altro contenuto. Per ora è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia aiutato un po' a schiarire l'idea se è il gioco che fa per voi o meno, se vale la pena spenderci o meno. Per quel che riguarda i gusti, logicamente il gioco ne vale, per quello sì, ma è una questione sempre di gusti. Vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina se volete continuare ad avere aggiornamenti riguardante ai prossimi video. Per ora è tutto, commenti qua sotto se volete dire qualcosa anche voi su cosa pensate del gioco. Noi ci vediamo alla prossima, buon game a tutti, mi raccomando fate bravi, ciao.